per la gioia dei giovanissimi che sono a casa in questo momento, abbiamo un personaggio nuovo che è venuto alla ribalta, direi prepotentemente, perché veramente si è imposto subito. Appena l'abbiamo visto a Sanremo abbiamo detto: questo è un ragazzo che vince, perché ha quella personalità che ci vuole oggi, soprattutto in mezzo ai giovani. E poi aveva scelto anche una canzone molto bella, molto adatta per i giovani di oggi, racconta un po' quello che desiderano, quello che sognano. È un ragazzo che ha alcune cose da raccontarci, ce le dirà dopo che avrà cantato questa canzone, quindi è inutile che io ve lo anticipi. Si chiama Eros Ramazzotti, certamente ricorderete questo nome. C'erano anche altri ragazzi degni di arrivare ai primi posti, però Eros Ramazzotti forse aveva quella cosina in più. È un romano, ci farà sentire naturalmente la canzone che ha presentato a Sanremo. Quindi, amici ascoltatori, ecco a voi Eros Ramazzotti, che è stato oggetto di domanda questa sera nel nostro giornalone, che canta Terra Promessa. Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, restare amici di tutti. Immaginiamo un mondo meno duro, finché qualcosa cambierà, finché nessuno ci darà una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo. Eros Ramazzotti, eccolo qua. Eros, non ti posso dare la mano perché ho in mano qualche cosa che ti farà molto piacere. Ogni tanto io ho l'onore di consegnare a nome di Sorrisi e Canzoni il famoso telegatto, cioè l'Oscar che viene dato agli artisti più brillanti, agli artisti più promettenti. Perciò, se permetti,
ti consegno a nome di Sorrisi grazie. E Canzoni questo grazie. Telegatto grazie. Perché te lo sei meritato con questa brillante grazie. Vittoria a Sanremo. Adesso ti posso dare la mano. Contento? Sì, guarda sì, che sì, sei sì. giovanissimo. Quanti anni hai tu? 20. 20 anni, figurati, a 20 anni hai già vinto il telegatto. Io prima che vincessi il mio primo telegatto avevo il doppio dell'età tua, quindi devo dire che stai facendo passi da gigante. Io so poco di te perché sei venuto alla ribalta, sei appena nato, diciamo. Tu sei di Roma? Di Roma, no? Sì. Mi pare che il tuo papà era un cantante. Mio padre cantava, mio nonno anche. Anche il nonno? Sì. Il nonno ha fatto Sanremo nel 1910, no, magari. Sì. ancora non esisteva. Sì. Non esisteva ancora Sanremo. Mi pare però che tuo papà fosse ha partecipato a qualche festival. Sì, un cantagiro. Ha fatto 65. Il cantagiro il tuo sì. papà. Figurati, vedi come corrono i tempi. Papà ha fatto il cantagiro nel 65 e tu hai già fatto Sanremo. Mm. Però mi pare che tu sei un ragazzo che studia la musica. Non sì. sei uno che canta orecchio. No, lavoro moltissimo. Dove studi? Al conservatorio? No, studio in privato con un ragazzo che mi insegna la chitarra. Ecco, soltanto che bisogna che prendi un po' più di coraggio perché tu canti queste canzoni d'assalto, che sono delle canzoni forti, robuste. Sì. Quando parli invece sei un po' no, timido. No, adesso sei sono andato un po' giù di la voce. Voce sì, sei andato giù la voce, ho capito. L'aria di Milano. Non so l'aria di Milano, sì. Beh, cosa vuoi farci? Non potevamo preparare l'aria per allora, te sì. che vieni da Roma. Anche. Comunque, senti Eros, tu adesso avrai un brillante avvenire sicuramente. Sì, dovrò lavorare moltissimo. L'avvenire immediato, che cosa ti riserva? Cosa devi fare? Sai facciamo cosa... questa promozione fino alla fine di marzo. E poi? Cosa fai? Farai le serate? No, no, per adesso niente. Per adesso non fai serate. Avrai tanti inviti devo per ancora, andare alla trasmissione. Devo ancora crescere. Devi fare. Ancora crescere, ma se cresci ancora un po' tu no, no, soffitto. No, di quello. Quanto sì. sei alto? 1,80 tu. 80. Vediamo un po' qui, che cos'altro dicono qui a tuo proposito. Ecco, mi pare che tu hai degli ottimi collaboratori, perché sì. mi pare che tu hai studiato la chitarra con Alberto Radius. Sì, ammazza, questo qui è un grosso autore, cantante. Poi mi pare che tu hai come produttore Renato Brioschi. Infatti io volevo ringraziare la collaborazione di questa gente. Devi ringraziarlo, certo, perché sono loro che ti hanno portato a questa brillante i miei vittoria. Discografici. Non te lo saresti mai aspettato, sì. probabilmente. Dopo tanti sogni, finalmente anche tu hai realizzato il tuo desiderio. Sì. Tu sai che nella nostra trasmissione abbiamo una giovane operaia della catena di montaggio della Zanussi di Forlì, che ha già vinto, penso, 65 sì. milioni. Beh. L'abbiamo battezzata la Cenerentola di Superflash. Tu sei invece il Cenerentolo Tutto. Del mondo della canzone. Anche tu hai avuto una vita piuttosto dura, ma finalmente ha sfondato. Vogliamo Grazie. Fare un bel applauso per Eros? Tanti auguri. Ciao. Grazie. Stai bene.